6. Enorme freno esterno. Una luce blu spense di notte il motore della sua auto, che si fermò dolcemente sulla sponda del lago. Gli sembrò che alla macchina fosse stato applicato un enorme freno esterno e qualcuno ne avesse controllata la velocità fino all'arresto compiuto. Poi vide l'oggetto. Aveva la forma di un disco enorme che cambiava di continuo tonalità di colore sospeso sull'acqua. Dopo qualche minuto la luce si spense e l'UFO si allontanò a velocità inumana. La macchina si rimise in moto senza che lui girasse la chiavetta d'accensione. Dopo 6 mesi i suoi occhi correvano ancora dietro quell'oggetto. Quale segreto ci può insegnare una notte come quella che ci aiuti ad alzare il velario della nostra pochezza? Una breve risposta vola senza fare rumore. La tecnologia degli UFO può farci apparire recenti 1000 anni, perché le distanze tra noi e i progettisti degli UFO non sono colmabili con il nostro tempo. Gli uomini di media evoluzione hanno sempre scommesso di essere soli nell'universo, ma in una notte come quella possono perdere ogni scommessa, perché pochi sono così cattivi poeti da non immaginare quanto hanno visto. Se fossi un pittore, aggiungerei molto verde, il colore della speranza, sul quadro di un UFO. Commento. Si è portati a non credere a ciò che fuoriesce dalla norma, e infatti ciò che non ha a che fare con la norma spesso avviene solo nella mente di chi lo racconta. Altre volte però il fenomeno avviene realmente e serve soprattutto a chi lo vive, perché è uno strumento della sua forma di vita. Chi ha vissuto il fenomeno spesso rimane deluso perché gli altri non gli credono quando lo racconta, ma così dimostra di non avere appreso sino in fondo l'insegnamento che quel fenomeno gli voleva dare. Egli ha vissuto quell'evento perché solo lui doveva trarne motivo di riflessione e dunque d'evoluzione. Questi racconti sembrano frutto di fantasia anche quando i contattisti sono conosciuti come persone credibili. Il generale scetticismo si spiega soprattutto con l'abissale divario evolutivo e quindi tecnologico tra la nostra civiltà e quella degli UFO. Tali contatti non sono mai efficaci per la nostra civiltà, perché la legge non permette che una civiltà trasfonda la sua evoluzione in un'altra, che non può evitare la sua fatica evolutiva, perché la legge non lo consente. Alcuni maestri spiegano che gli equipaggi degli UFO si smaterializzano insieme ai loro veicoli all'inizio del viaggio per raggiungere la Terra e si trasferiscono così nel piano astrale. Si rimaterializzano nel piano fisico quando giungono in prossimità della Terra. Perciò il loro viaggio interplanetario non è fisico ma astrale. Viaggiando in un tempo astrale, essi possono percorrere distanze che, considerate nel piano fisico, hanno bisogno di un tempo inconcepibile per essere percorse. La Terra appartiene a un sistema solare che fa parte di una galassia chiamata Via Lattea. Si suppone che gli UFO arrivino da altri sistemi solari appartenenti alla stessa galassia. Già queste dimensioni fanno vacillare la più ardita immaginazione. I maestri aggiungono che l'universo cui apparteniamo contiene innumerevoli galassie e che sono innumerevoli gli universi nel nostro cosmo. Inoltre, i cosmi sono innumerevoli nell'emanato, anche se tra loro non possono comunicare. Queste dimensioni annichiliscono l'immaginazione umana e spingono a sentire e non a capire che una tale vastità può
può essere accettata solo quando si trascende l'umano. Come per un animale è inconcepibile la dimensione umana, fino a quando l'animale non diviene uomo, così per l'uomo è inconcepibile la dimensione cosmica, fino a quando lui stesso non si scopre coscienza cosmica.